organizzato dall'associazione Pescanet. È il nostro primo evento in assoluto, perché l'associazione è stata fondata ufficialmente a settembre. Dopo aver riscosso notevole successo in termini di visite sul sito internet, su YouTube, su Facebook e tutti i social network che ci hanno accomunato, abbiamo deciso di fare a Natale un evento che ci potesse raccogliere però di persona e non solo ad utenza virtuale su internet. Abbiamo incontrato la disponibilità di Antonio Rosucci, che ringrazio pubblicamente per aver dato a disposizione il Lago Elena. È nata l'idea quindi di farci una pescata tutti quanti in amicizia, stando tutti assieme, senza logiche competitive. Abbiamo dato anche spazio in questa nostra manifestazione ai negozianti, cioè tutti gli sponsor di Pescanet. Questo evento è stato possibile anche grazie al loro contributo. Quest'oggi c'è il caro Giancarlo Casamassima, che invito qui. Giancarlo è sponsor di Pescanet e mantiene un negozio a Matera dal nome Pesca Sport. Abbiamo creato una vetrina ed un video. E poi c'è con noi anche Nicola Fortunato, proprietario del negozio Acquaria. È un piacere essere qui e avere anche dei negozianti l'uno accanto all'altro, proprio perché la pesca, anche da un punto di vista commerciale, deve essere aggregazione. Ringrazio anche gli sponsor che oggi non sono presenti: Obbimare a Bari, che ha messo a disposizione girelle, monofili e ami della Maver per tutti quanti. Quindi ognuno di voi avrà uno spezzone di monofilo, una girella, un vetrino. Chi non è provvisto può regolarmente chiederlo, abbiamo pensato a tutti. Giancarlo, come ho detto prima, i vetrini, quindi se non avete i vetrini sono assolutamente disponibili. Tutti quanti avete avuto anche una scatola di camole, quelle sono state acquistate ed offerte dall'associazione Pescanet. Tra gli altri sponsor che vorrei ringraziare abbiamo Lo Console a Molfetta. Su Pescanet c'è sia una vetrina che un video di Lo Console, che ha messo in regalo alcuni premi che saranno destinati al primo, al secondo e al terzo classificato. Poi, oltre a questi negozianti, c'è poi Mondomare a Biceglie, anche lì ha messo in palio dei premi per il primo, il secondo e il terzo classificato. Tutti questi negozianti, io lo ricordo, sono negozianti convenzionati con Pescanet, quindi se vi recate presso le loro attività commerciali potrete usufruire di uno sconto amichevole che è riservato a voi. La truta lago è una tecnica che è stata introdotta in Italia alla fine degli anni 80 per merito di un grande pescatore che si chiama Fausto Buccella. Le cave che erano state create negli anni 50 e negli anni 60 per la raccolta della ghiaia poi sono state ricoperte da acqua nel nord Italia, e quindi sono nate queste nuove specialità come la pesca da trotalago oppure i carpodoni. Queste sono alcune canne della Trabucco, è una produzione di quest'anno, equipaggiate da mulinelli di piccolo calibro. Le canne da trotalago hanno una lunghezza tra i 3,80 m e i 4,20 m a seconda dell'azione. Oggi ve ne mostro alcune. Queste sono da 3,80 m tutte quante, e poi crescono un po' come lunghezza a seconda della potenza. Questa è un'azione 1, una canna molto morbida, ideale per la pesca di ricerca o magari con le tecniche molto sopraffine. La 2 è una canna invece che va impostata con dei piombini leggermente più potenti, solitamente tra i 2 e i 5 grammi. Poi ci sono le azioni 3 e 4 che servono per una pesca più pesante, necessaria quando le trote sono molto aggressive e vanno dietro la nostra esca senza alcuna difficoltà. Ora farò un lancio di prova per mostrarvi un po' come funziona. Una volta lanciate la canna in acqua, quello che è necessario è recuperare la nostra lenza, perché dobbiamo creare un movimento sussultorio che poi vada a far muovere l'esca. L'esca rotolerà e quindi creerà nella trota un istinto predatorio che le porterà poi ad andare verso la nostra camola. Solitamente, dopo che si effettua il lancio e si aspetta l'affondamento del vetrino oppure del piombino, quello che è necessario è partire con dei piccoli movimenti della canna, tipo questi qui. Questa si chiama tremarella perché effettivamente noi creiamo un tremolio, mentre il movimento a recupero così delicato
si chiama Striscio. La caga no, bro. La caga non di tutto. Senti, vuol dire, le misure determinate sono uguali alla regione. Vediamo, sì, certo. Allora, ho avuto una richiesta, diciamo, da un punto di vista tecnico. Terminali, lenze. Allora, in bobina io sono solito mettere un 16 oppure un 18. Per quanto riguarda i terminali, quando si pesca con il vetrino, dato che è una pesca più delicata, più fine, possiamo scendere anche allo 0,12. Mentre quando invece peschiamo con il piombino, possiamo anche salire e arrivare al 16. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buona pesca! Discorso per ringraziarvi tutti. Per me è un enorme piacere che abbiate partecipato a questo evento organizzato dall'associazione Pescane. Noi per l'anno prossimo stiamo già raccogliendo le iscrizioni all'associazione per poter fare nuovi eventi di questo tipo. L'iscrizione avrà un costo di 15 euro, vi permetterà di partecipare alle riunioni sociali indette da Pescane presso la nostra sede che è a Molfetta.
realizzeremo questi eventi sempre nella logica dello stare assieme, conoscerci, pescare e divertirci. Uno ce ne sarà a gennaio, lo stiamo organizzando, vedrà la partecipazione di un grande pescatore a livello italiano che è Jonathan Policchi, il direttore di Pescare Online e anche regista, produttore per molti video che sono su Caccia e Pesca. Vi darò poi ulteriori notizie nelle prossime settimane. Vi dicevo, iscrivervi all'associazione a un costo di 15 euro, è molto conveniente, darà a tutti quanti una tessera che poi potrà essere utilizzata presso i nostri negozi convenzionati e darà diritto ad uno sconto, così proprio perché siamo un gruppo di amici e possiamo avere questa agevolazione. I regali che ho qui con me sono stati offerti da Loconsole Nautica e Pesca di Molfetta, Acquaria, con Fabrizio che è rappresentante, un applauso per Acquaria. Gli altri vetrini sono stati offerti invece da Pesca Sport Matera di Giancarlo Casamassima. Gli ami, i monofili, le girelle, quelle invece ce le ha rese Hobby Mare di Bari in via Giulio Petroni, anche se non è presente, insomma, un applauso per Bari. Poi abbiamo ancora dei regali offerti da Mondomare di Biceglie, ha dato primo, secondo e terzo posto. E poi ringraziamo il titolare del Lago Elena, che si è fatto così in disparte per non essere notato, Antonio Rosucci, per la sua collaborazione e disponibilità. Allora, dichiaro vincitore primo posto Simone di Bari con 3 kg e rotti di pesce, 3 kg e 7. Secondo posto vorrei che si annunciasse da solo Saverio Scarangello con 2 kg e 6 di catture, più quello che ti sei fregato, più quelle che la tuppata. E poi al terzo posto, per me è un enorme piacere perché riesce ad averlo, vince il terzo posto un membro di Pescanet, il vicepresidente Leo De Gennaro, il nostro famigerato Leo Fisci. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo evento di gennaio. Ciao.